inaugurato il nuovo depuratore di Cantiano che serve il capoluogo e le frazioni di Chiaserna e Pontedazzo per un totale di oltre 3.000 abitanti. L'impianto, danneggiato dall'alluvione del 15 settembre 2022, rientra tra i lavori di somma urgenza realizzati da Marche Multiservizi. È una di quelle opere che ci fa guardare con fiducia a un graduale ritorno alla normalità. Dopo 15 mesi circa, ridoniamo alla comunità cantianese il sistema di depurazione nella sua piena funzionalità attraverso degli interventi di somma urgenza che ripristinano la situazione attuale, ma che guardano anche ad una prospettiva di miglioramento infrastrutturale dell'esistente per evitare che fenomeni come quello che è accaduto possano ricreare i danni che abbiamo subito. Per ristabilire la funzionalità del depuratore sono stati eseguiti importanti lavori di ripristino che hanno interessato le strutture civili, elettromeccaniche ed elettriche, eseguita oltre alla pulizia dell'area da fango e detriti la ricostruzione della nuova recinzione, ripristinata anche la strada di accesso all'impianto per circa un chilometro. L'importo complessivo dei lavori supera i 530.000 euro. Come abbiamo già fatto, ma lo facciamo ancora oggi in maniera più ufficiale e formale, per ringraziare tutte quelle persone, tutti quei dipendenti che si sono adoperati proprio nelle fasi più urgenti per ripristinare un minimo di servizi essenziali alla popolazione, anche per dare la sensazione che nessuno li avrebbe lasciati solo. Marche Multiservizi, nei 5 comuni più colpiti dall'alluvione, ha eseguito 25 interventi di somma urgenza finanziati dalla struttura commissariale con quasi 5,2 milioni di euro, una somma impiegata per il ripristino del settore fognario depurativo e del settore idrico potabile. Di queste risorse, oltre 1 milione di euro è stato impiegato per interventi di ripristino del sistema fognario depurativo di Cantiano. Interventi che complessivamente girano intorno ai 5 milioni di euro e che abbiamo realizzato in questi pochi anni, in questi pochi mesi. E conseguentemente diciamo che poi dovranno seguire gli interventi infrastrutturali importanti, perché poi dovremo mettere a regime un territorio che ha sofferto moltissimo. Diciamo che i 5 milioni di interventi di somma urgenza riguardano circa per 1 milione di euro il comune di Cantiano, 530.000 euro l'intervento che inauguriamo oggi, che è il depuratore, altri interventi sono sempre sulle fognature e sull'acquedutistica.